Siena Jazz nasce quasi 40 anni fa, anzi più di 40 anni fa, a Siena, grazie all'iniziativa di un gruppo di giovani musicisti che sono cresciuti nell'humus culturale di quegli anni, quindi della prima metà degli anni 70, avvicinandosi prima al rock, poi scoprendo le sue forme più complicate, quello che veniva chiamato prog rock, e quindi scoprendo che esisteva questa disciplina dell'improvvisazione, largamente praticata dai jazzisti. La formazione jazzistica è sempre stata una questione complessa, no? Ci sono dei musicisti di jazz che hanno sostenuto che il jazz si può imparare ma non si può insegnare. E cosa vuol dire questa frase un pochino criptica? Che si insegna attraverso l'esperienza questa musica. Siena Jazz ha preso una decisione e una linea molto precisa. Tutti quelli che insegnano a Siena Jazz sono praticanti di quest'arte musicale. Cerco in queste classi di tenere, come dire, un rapporto, credo, come non da padre a figlio, più da zio a nipote, ecco, dove non si sente quella responsabilità da padre a figlio, ma più un'amorevolezza leggera. Per quanto mi riguarda, il grosso del lavoro va proprio all'apertura e all'ascolto. La cosa che emerge per me come esperienza in tutti questi anni a Siena Jazz è naturalmente il carattere specifico di grande aderenza e di grande partecipazione che c'è da parte di tutti, a partire da tutto lo staff e l'anima organizzativa, diciamo, a partire da Franco Caroni e tutto l'ensemble organizzativo che rappresenta e ha sempre rappresentato così l'aspetto della passione innanzitutto, quindi tutto ciò che è fondato qui a Siena Jazz è fondato sulla passione. L'altro giorno ho ricevuto una telefonata e mi hanno chiesto di sostituire Nasheed Waits e ieri sera abbiamo fatto questo concerto che per me è stato veramente assurdo. Completamente, stavo malissimo prima, stavo male nel mentre, però poi mi sono ripresa perché è stato emozionante suonare con loro, è stato un regalo pazzesco e non mi sentivo minimamente all'altezza, però ho dato il meglio che potessi dare, quindi sono molto contenta di come sia venuto il concerto. Ho sentito un affetto incredibile da parte di tutti gli studenti, degli amici e gente anche che non avevo mai visto, quindi è stato veramente emozionante, ho pianto prima, nel mentre, dopo. L'opportunità di suonare questa serata, secondo me, è meravigliosa. E siamo tutti ragazzi ex studenti del triennio e quindi lui hanno deciso di mettere insieme questo gruppo, una formazione molto particolare perché ogni strumento è suonato da due persone, quindi c'ha due trombe, due sassofoni tenori, due sax alti e due batterie, oltre che chitarra, voce e basso elettrico. Ecco, questo per esempio è uno di quei gruppi di cui sono veramente contento perché si è creato da un insegnante che insegna qui, che è stato allievo qui, ho voluto chiamare apposta dei ragazzi che hanno studiato, che comunque continuano a studiare qui e secondo me questa cosa ha un valore veramente importante. Tramite questi seminari gli studenti possono vedere, assaggiare degli approcci diversi, degli stimoli diversi che poi entreranno, spero, mi auguro, far parte del loro bagaglio. Alcune cose le terranno, alcune cose non probabilmente non corrisponderanno ad alcuni, ma è un momento di condivisione soprattutto, di condivisione e di stimolo per poi continuare ciascuno il proprio percorso. Sono solo due settimane, non è un corso che dura un anno o che dura più anni, per cui è veramente un punto d'incontro perché ciascuno arricchisca il proprio bagaglio e poi continui il proprio cammino nella musica.